Eccoci nuovamente insieme, puntuali come sempre, come ogni martedì torna l'emozione rossonera, la trasmissione dedicata al Milan, al mondo rossonero. Io non sono da sola, in mia compagnia c'è Giulia Cannarella. Ciao Giulia. Ciao Nathalie. Un saluto anche mister Mario Reggiani del Football Milan Ladies, il calcio femminile alla conquista di Milano. Poi dopo ci spiegherà insomma di che cosa si tratta e come riesce a gestire queste calciatrici donne nel pallone. E un saluto anche a Vito Angelè. Ciao Vito, buongiorno. Da tanto che non ci vediamo. Sì, Vito, da tanto che non ci vediamo e oggi sono anche un po' lontanuccio, quindi. Hai finito le vacanze? Sì, sono finite. Basta? Finite e basta. Per il 2017 è dato. Fino a Natale. Io manco un po' da Spazio Milan e quindi voglio capire che cosa è successo settimana scorsa, se vi siete comportati bene, se avete fatto non insomma, credo, i matti. Vediamo, dove eravamo rimasti con il nostro Salvatore Ferro? Nella puntata precedente. Buongiorno a tutti e benvenuti a Spazio Milan in compagnia di Vito Angelè. Buongiorno. Buongiorno Vito e benvenuto e ben ritrovato anche a Cristian Pradelli. Buongiorno. Bella in mood Milan, guarda com'è bella rossonera. Sì, rossonera. C'è anche il rosario nero, eh. Non so se hai notato questo particolare. Non l'avevo ancora notato, me l'hai dovuto indirizzare tu. Per favore. Sì. Sembra un preda. Facciamo i bravi ragazzi, che è una settimana dura. Perché quando il gioco si fa duro, insomma, Montella ha fatto un po' fatica, come dire, a tenere un po' il bandolo della matassa. Il massimo sarebbe stato se oggi alla conduzione ci fosse stata la Rosi, cioè io non sarei più venuto e avrei lasciato Angelè, che anche con la Rosi peraltro ha un conto in sospeso. Però mi hanno detto che non c'è più, cioè che è andata via. E tu hai già chiesto della Rosi, cioè sei guardato. No. C'entra un po' come Vito Angelè in un harem, cioè questo Vito lo sa bene, perché cioè, cosa ridi Vito? No, non rido perché è da due settimane che sono influenzato, quindi sì, qua intanto è casa Angelina. Però almeno puttana Eva, ecco, tracco benissimo, vedi che è quello che ha la febbre, che non so chi è. Sì, è Vito, ma è cronico, si riprenderà, quindi hai le ore contate. No, non dirglielo, ti prego, non imparano niente. Grazie, le prossime partite adesso devi dirmi che sono molto efficiente. Lo so, ma l'ho fatto apposta. No, ma tu non hai dimostrato grande, come dire, trasporto dalla sua persona, quindi lui non ti farà, in che senso trasporto? Non ti farà complimenti. Lui, non so, la Goitom per esempio, che saluto, Natalia tanto l'ho vista, poi lo sì, sa, è qua nei corridoi, sta dimostra lavorando. Sempre molto trasporto nei confronti di Angelè, quindi lui è carino. Ho capito, dai, lui è carino. Vabbè, io parto dal presupposto che il Milan vince il derby. Partita di Europa League, la casa ci sta registrando, quindi scommessa accettata. Ringrazio Vito Angelè. Grazie a te. Ringrazio Cristian Pradelli. Grazie a te, Giorgia. Insomma, c'è stata la previsione di Cristian Pradelli. Vinciamo il derby. Attenzione. Lo sentiremo anche settimana prossima, martedì prossimo vedremo se ha ragione. E andiamo a vedere invece l'home page di Spazio Milan, Gazzetta, cioè la rassegna stampa, la Gazzetta, Albania Italia, Bonucci, il peggio sembra essere passato, tutto sport con Kessié e gli azzurri a Milanello. Sul Corriere dello Sport si parla di André Silva, un bomber europeo ancora a secco in Italia. E poi c'è il problema sponsor, come potete vedere, perché dopo 20 anni l'Adidas dice addio al Milan e il Milan è costretto ad andare alla ricerca di un nuovo sponsor. Tra l'altro oggi era previsto un viaggio verso la Cina per cercare nuovi sponsor, però a quanto risulta Fassone è rimasto in Italia. Esatto, Fassone è rimasto in Italia, ha deciso di rimanere qua un po' per essere presente poi al derby, un po' perché ci sono delle questioni da risolvere in Lega, soprattutto anche per i diritti TV, quindi lui ha deciso di rimanere. Il viaggio ci sarà, partirà Mirabelli, si andrà a caccia di nuovi sponsor, di nuove sponsorizzazioni, però è anche un viaggio per decidere un attimo quali sono i passi successivi per la crescita della società anche a livello proprio della parte cinese, perché comunque la società giustamente spinge molto per avere anche un ritorno d'immagine in Cina.
Vito, però, se Vito, tu hai delle notizie, no, ci sarà un problema relativo allo sponsor tecnico. Non è un bel segnale, no? Perché no, è stato sempre Adidas che comunque dava le casse rossonere ben 18 milioni all'anno. Adesso con Adidas fuori e con Nike, che ovviamente per ragioni legate all'Inter, perché già lo sponsor dell'Inter, il Milan non può prendere la Nike, quindi dovrà andare verso uno sponsor minore. Ecco, da lì arriveranno meno introiti. E dato che la nuova società aveva puntato per questa nuova stagione appunto nel discorso degli sponsor, che poi con il ritorno, col probabile, si spera, ritorno in Champions League, dovevano anche aumentare, ecco, questo sarà un problema, perché poi ricordiamo che il Milan non collaborerà neanche più con Audi dall'anno prossimo, e quindi adesso diventa un bel problema, proprio perché in questo momento i rossoneri avranno bisogno sicuramente di altri importanti sponsor. Mister, parliamo di Football Milan Ladies, il calcio femminile alla conquista di Milano, di cosa si tratta? Siamo una società nata in realtà nel 2013 che ha conquistato passo dopo passo la Serie B nazionale e adesso giochiamo l'accesso possibilmente alla Serie A se saremo bravi, o viceversa comunque nei primi tre posti, che ci garantirà una serie adeguata attraverso comunque una società che ha le idee ben chiare, gli obiettivi ben studiati e con le nostre ragazze che danno il massimo per raggiungerli. Ecco, quali sono i vostri punti di forza? I nostri punti di forza innanzitutto sono la passione che trasmettono le ragazze che vengono al campo ad allenarsi, sì, ed è encomiabile. E poi chiaramente la voglia di lavorare per un obiettivo chiaro, che fa sì che società in primis, staff e ragazze puntino dritti verso lo stesso nella maniera più adeguata. Ecco, come sono le donne con il pallone tra i piedi? Eccezionali. Avete mai fatto una sfida donne contro uomini? Perderemmo, quindi... No, perché? Perché comunque a tecnica non ci sono inferiori, anzi, e se noi possiamo supplire col fisico, loro sicuramente sono intelligenti tanto quanto noi, se non di più nel... Però in che cosa giocare? Hanno una marcia in più? Nella forza di volontà, su quello battono gli uomini 100-0. Giulia, tu hai avuto modo anche di conoscere Football Milan Ladies, che impressione ti ha fatto, anche perché sei tu l'autrice di questo articolo? Sì, allora, io le ho conosciute da poco, diciamo, sì, perché comunque abbiamo deciso di far partire insieme al loro progetto e ai loro obiettivi anche un nostro progetto su Spazio Milan, quindi dedicheremo settimanalmente un appuntamento con il Football Milan Ladies, parleremo di che cosa succede, presenteremo bene le giocatrici, presenteremo il progetto, quindi lo seguiremo passo per passo, sperando che il progetto vada molto bene, vada molto avanti, magari Serie A non lo so, magari per riuscire a rimanere in categoria, però comunque la voglia è tanta, diciamo che l'entusiasmo è tanto. Io adesso mi sto iniziando anch'io a muovere meglio nel campo del calcio femminile, perché ho dei trascorsi nel calcetto, ma nel calcio a 11 non arrivo così tanto, però diciamo che la cosa bella è vedere che lo spirito e la competizione che c'è nel calcio femminile è semplicemente data dalla passione. Non ci sono tutte le cose che girano in questo momento, purtroppo o per fortuna a seconda dei punti di vista, nel calcio maschile. Cioè, ci sono tante pressioni, tante cose che magari un po' stanno snaturando quello che è il calcio, che è bellissimo semplicemente così com'è. E io ho ritrovato questo nel calcio femminile e nel Milan Ladies. Ecco, mister Reggiani, è più facile gestire delle calciatrici piuttosto che degli uomini? Si è avuto l'esperienza magari anche con gli uomini? Ho avuto esperienza anche con gli uomini, è una cosa diversissima, perché chiaramente c'è una sensibilità differente nel modo di relazionarsi, di lavorare, e di conseguenza bisogna innanzitutto comprendere chi sia di fronte. L'uomo è più aggregativo da un punto di vista generico, la donna ci tiene molto al lavoro che viene posto e proposto, pone domande, vuole capire quello che si fa. Al maschio va più bene qualsiasi cosa pur che si faccia. Parlo chiaramente di categorie dilettanti, nel professionismo immagino che sia tutt'altra pasta. Le donne ci tengono molto a quello che gli viene proposto, sono collaborativissime da questo punto di vista, chiaramente hanno una sensibilità da donne, come tali bisogna trattarle. Come si diventa calciatrici? Partendo fin da piccoli, giocando quindi a calcio. Essere una passione, deve essere una passione innata, e chiaramente con tutte le difficoltà bambini del caso, perché i settori giovanili femminili adesso sono agli albori, stanno nascendo, quindi le ragazze da piccole giocano in squadre miste con i maschi, con tutte le difficoltà del caso, innanzitutto di pregiudizio piuttosto che fisiche,
che però suppliscono con dedizione. Come allenamenti sono tosti? Non si fa differenza uomo donna? Ci si allena? Assolutamente no. Da calciatore? Da calciatore, assolutamente sì. Quante ore al giorno? Ci alleniamo 3 volte a settimana, 2 ore ad allenamento, quindi sono 6 ore a settimana. Se vogliamo, rispetto a un impegno maschile di alto livello è più misurato, però chiaramente il prospetto, soprattutto con lo sviluppo del calcio femminile, è di aumentare questo numero di ore, soprattutto vedendo le squadre di Serie A che si stanno sviluppando. Ah, interessante questo argomento. Ovviamente mister, tu rimarrai credo per tutta la trasmissione, sì. Quindi avremo modo anche di parlare dei problemi tra virgolette in casa Milan, che non sta attraversando un periodo semplice. C'è il derby domenica e molti dicono attenzione, perché se si perde il derby in malo modo Montella potrebbe addirittura rischiare. Ci fermiamo per la pubblicità, rientro dei collegamenti. Io ne approfitto anche per ricordare tutti i nostri contatti: 0232 046 201. Potete scriverci anche su Twitter alla pagina Spazio Milan. Aspettiamo le vostre telefonate e i vostri messaggi. A tra poco. Proiettiamoci verso il derby della Madonnina, un derby importantissimo per il Milan. Direi no, non e per Vincenzo Montella. Non un semplice derby, ma a questo punto della stagione diventa la partita, perché il Milan con una vittoria ovviamente poi andrebbe incontro a dei problemi, soprattutto dal punto di vista della classifica, sarebbe in quel caso meno 10 dall'Inter, una classifica che il Milan non potrebbe permettersi dopo appena 8 giornate, e forse vorrebbe dire un miraggio verso quel quarto posto a cui ovviamente la società punta. Le due squadre arrivano ovviamente in momenti diversi, c'è l'Inter che registra la migliore difesa del campionato, solo 4 gol subiti, solo sì. 3 gol subiti, scusate, e c'è un Milan che fa fatica a segnare addirittura 10 gol arrivati, poi solo 4 sono arrivati su azione e ben 6 su palle inattive da punizioni, calcio d'angolo e rigori. Questo è un bel problema, perché il Milan affronterà una difesa molto forte, però c'è da dire che sarà un Milan che, se riconfermerà la partita vista a San Siro contro la Roma, darà un bel po' dei problemi all'Inter, perché poi la difesa rossonera non ha giocato male, anzi ha limitato molto bene Dzeko fino all'azione del gol. Dzeko è il secondo calciatore, sì, della Serie A per tiri in porta, ben 36, col Milan tira una volta in porta e segna, quindi c'è stata anche un po' di sfortuna con la Roma, e speriamo che questa sfortuna non si riproponga domenica nel derby. Questa è la probabile formazione: Donnarumma in porta, Musacchio, Bonucci, Romagnoli, Abate, Kessié, Biglia, Rodriguez, Suso in alternativa, Andre Silva, che ha fatto molto bene con la sua nazionale, Bonaventura e Kalinic. Mister Reggiani, approvi la possibile scelta del tuo collega Montella? A me piace molto Suso, quindi sono contento che lo possa schierare. Di sicuro l'anno scorso ha fatto bene, e quindi inserirlo può essere un'arma in più. E Andre Silva? Andre Silva fa molto bene in Europa League, in campionato. Non solo, perché ha segnato anche in nazionale. E in campionato perché no, a sto punto non dargli più chance? Anche perché poi in effetti con la Roma l'abbiamo visto, ha giocato, ha fatto bene, è stato propositivo. Allora, io faccio fatica un po' a capire il meccanismo, nel senso che tu hai un giocatore di questo tipo, è vero che magari vuoi dargli spazio per crescere, perché il campionato italiano è un campionato diverso, le squadre che si affrontano sono molto più compatte, però quello che ha fatto vedere in Europa, quello che ha fatto vedere con la sua nazionale e quello che ha fatto vedere con la Roma, secondo me si è meritato decisamente un posto in squadra un pochino più da protagonista rispetto soprattutto a quello che è stato visto adesso. No, io parlerei di scelte, perché finora poi Montella ha ruotato molto i giocatori offensivi, l'unico però che a questo punto credo che sia un titolare per l'allenatore è Kalinic. Sì, quindi però Kalinic bisogna un attimo capire bene se si riprende per questo derby al 100%, perché... Però a maggior ragione questa settimana Montella ha potuto lavorare con Kalinic, ha potuto lavorare anche con Suso e Bonaventura, sì. Quindi credo che alla fine lui vada a scegliere nuovamente. Allora, innanzitutto i due giocatori poi nella scorsa stagione sono stati migliori, quindi torneranno sicuramente Bonaventura e Suso, complice anche la squalifica di Calhanoglu, e poi in avanti ci sarà questo ballottaggio tra Kalinic e Andre Silva, e credo che poi alla fine lo vinca proprio il primo. Prendiamo una telefonata. Pronto, chi c'è in linea? Buongiorno, sono Cirino da Carlezzini. Benvenuto. Buongiorno. 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 Senta, volevo dire una cosa, come mai l'allenatore non mette
André Silva al posto di Kalinic, perché a me Kalinic non piace. Ah, qua si diceva proprio il contrario. Esatto, grazie mille. A presto, Cirillo. Sì, noi stavamo dicendo più o meno il contrario, nel senso che comunque allora Kalinic può magari non piacere, però effettivamente il giocatore è un ottimo giocatore, più che valido. È stato un po' lasciato solo nelle ultime partite, in effetti ha dovuto fare più lavoro di quello che avrebbe dovuto e quindi magari si è visto meno quello che è il suo potenziale, però da metterlo in dubbio onestamente no. André Silva, stiamo dicendo tutti che sta crescendo, è un ragazzo con dell'ottimo potenziale, magari la scelta di non metterlo in campionato è una scelta voluta da Montella, anzi sicuramente voluta da Montella per tutta una serie di motivi. Qualcuno vorrebbe più spazio per lui, io sono una delle prime onestamente, però cioè, come diceva giustamente Vito, se uno si sta preparando e ha avuto la possibilità di preparare una partita importante come il derby con dei giocatori che non sono partiti per la nazionale, a questo punto si punta su di loro. Molto no, io rispondo in termini di numeri, perché finora è passato un mese dall'inizio del campionato, sia Cutrone sia André Silva hanno segnato 8 gol tra nazionale, campionato e Europa League, Kalinic ne ha segnati solo 2, quindi è una domanda obiettiva, perché poi ci sono questi altri due attaccanti che stanno facendo tanto bene e a questo punto però forse André Silva avrebbe bisogno ancora di più spazio rispetto a Cutrone, che è uno che comunque sta dimostrando di saper giocare bene anche quando entra in partita in corso o anche quando chiamato può ovviamente a giocare in Europa League. Poi lo stesso André Silva, a detta di Montella, per il momento rimane un attaccante idoneo più al ai campionati europei, più quindi alle competizioni europee che al campionato, un attaccante che deve ancora focalizzarsi un attimino sui movimenti da impostare quando affronta le difese italiane, e poi lo abbiamo visto anche contro la Roma, lui ha fatto bene fuori dall'area dei rigori, ha fatto tanti passaggi filtranti e ha innestato tante azioni che poi si sono rivelate molto pericolose per la difesa giallorossa, però ecco, manca ancora un po' nei movimenti dentro l'area di rigore. Vi hanno stupito le dichiarazioni di Silvio Berlusconi, l'ex presidente rossonero al Corriere della Sera, che ha bacchettato un po' tutti, ha bacchettato il mercato del Milan, la scelta di dare la fascia da capitano a Leonardo Bonucci, Montella ha detto io preferivo Brocchi, ero sul letto d'ospedale tra la vita e la morte, mi hanno detto Montella. È stato un po' duro e critico, sì. Tant'è che pare si sia scusato con Fassone il giorno dopo. Sì, c'è stata una chiamata poi che diciamo che dopo hanno chiarito tra Fassone e ovviamente Berlusconi, lo stesso Berlusconi tra l'altro ha citato anche Suso e Bonaventura, per lui è inammissibile che i due, appunto ne parlavamo prima, migliori della scorsa stagione, poi alla fine finiscano in panchina. No, sono delle parole che comunque ci aspettavamo da Berlusconi, il quale ogni anno con queste uscite diciamo che ha sempre criticato l'operato in campo, e poi c'è da dire che non è mai nato un feeling particolare tra lo stesso Montella e Berlusconi, quindi poi sicuramente sono state delle dichiarazioni un po' chiare da parte del presidente Berlusconi, che poi come hai detto tu il giorno dopo ha chiamato Fassone e di fatto si è scusato. Però che Montella non piace a Berlusconi lo sapevamo dall'anno scorso, sì. Tanto che proprio lo stesso Berlusconi voleva confermare Brocchi. Mister, sul mercato invece ha ragione Silvio Berlusconi, con tutti quei soldi spesi e cambiare praticamente tutta la squadra, a questo punto era meglio spendere quei soldi, 4-5 campioni, per dei top player. Su questo devo dare ragione a Berlusconi, perché se devo guardare l'andamento del Milan dell'anno scorso, chiaramente con la rosa che aveva a disposizione ha fatto una stagione centrando l'Europa, quindi adeguata. Forse prendere 10 giocatori è stato eccessivo quando si poteva puntellare con dei giocatori di maggior qualità. Tipo? Bonucci è un giocatore di qualità, sulla carta classificato come un top player, lascia stare che adesso non sta andando benissimo, però è sempre un top. Assolutamente sì. Poi? Di scelte ce ne potevano essere chiaramente più di una, però forse bastava davvero insieme a Bonucci un centrocampista e un attaccante al posto di Bacca, che l'anno scorso francamente è un po' deluso, per poter puntellare la squadra nelle zone nevralgiche, quando poi l'intorno comunque ha dimostrato di funzionare in maniera comunque adeguata agli obiettivi posti. Forse 10 giocatori da inserire tutti insieme non diventa è facile complicato. Nemmeno per Montella. Giulia, sei d'accordo? Sì, parlavamo anche nelle puntate scorse anche con Vito che il problema di tutti questi giocatori nuovi è che va bene, hai un'ampia scelta e tutto,
tutti vorremmo avere più scelte quando dobbiamo decidere chi mettere in campo, però forse ti crea anche troppi dubbi, troppi problemi, e decidere il modulo corretto, riuscire a inserire tutti i giocatori nella posizione corretta, invece trovarsi con qualcuno che si deve per forza adattare al nuovo modulo e ai nuovi compagni, diventa complicato da gestire. Infatti abbiamo visto che il modulo è iniziato a cambiare, adesso probabilmente cambierà un'altra volta in vista del derby, anzi quasi sicuramente, quindi in effetti anche da questo punto di vista Montella sta facendo fatica a trovare la quadra di tutti i nuovi arrivi e tutti i nuovi innesti. Poi ricordiamo anche che tipo Conti si è infortunato, quindi meno uno che sì, sta facendo fatica perché comunque gioca sempre, e non, adesso servirebbe addirittura già il sostituto di Kessié, quindi è una situazione che comunque va valutata un po' nell'insieme, e bisogna cercare di capire come gestire al meglio quello che è un ottimo potenziale, che però magari tutto insieme è stato difficile da gestire nel breve periodo. No, io non sono d'accordo con Berlusconi, perché poi non so come la pensano da casa e poi magari ne riparleremo dopo, però hai preso il miglior difensore del campionato, Bonucci. A mio avviso hai preso anche il miglior regista del campionato, Biglia. Sfido a trovare un altro, forse direi Pjanic, però non è proprio un regista perché poi a volte gioca da trequartista. Forse sul mercato non so quanti terzini migliori ci fossero rispetto a Rodriguez e Conti, quindi anche lì hai preso due terzini. Poi ovviamente il problema di Conti ha fatto sì che in quel ruolo giocasse Borini, e forse contesto la scelta del doppio attaccante in avanti, perché con l'esplosione di Cutrone forse potevi prendere uno tra André Silva e Kalinic, o magari non prendere né André Silva né Kalinic e puntare su un top player, magari Aubameyang, ecco, quello sì. Però magari Cutrone non ti aspettavi che facesse questa esplosione così, cioè è stato un po' il passaggio, non era detto che venisse in maniera così fluida, e anzi addirittura ottimo, perché comunque ha fatto subito gol, si è fatto subito vedere, era una cosa magari poco prevedibile questa. Prendiamo una telefonata, un'altra, pronto, chi c'è in linea? Sì, buongiorno, sono Maurizio. Ciao Maurizio. Del Milan. Buongiorno. Allora, Maurizio, faccio i complimenti alla ragazza che avete lì, come si chiama? Giulia, la ragazza che avete lì? Giulia Cannarella. No, parla bene di pallone, mi grazie. Piace. Ti ringrazio, allora, molto. Non devi essere sorpreso, Maurizio. No, è vero, perché tutte voi, anche te, avete della bella dialettica sul calcio. Poi è tutto da vedere, adesso non entro nei particolari. Ecco. Comunque, ok, allora, quando ho sentito Berlusconi, ha il coraggio ancora di parlare con tutti gli acquisti sbagliati che ha fatto. A parte che secondo me Berlusconi capisce di pallone, mio modesto personale, ecco. Dai, però Maurizio sei ingeneroso, ha vinto gli ultimi 5 anni, ma dai, ma vai ancora dietro Berlusconi? Ma per convenienza, no? Spero di no. Ma chi, io? Convenienza di cosa? No, per dire, no, che vuoi andare a Canale 5 così, no? Assolutamente. Ah, ok. Ma cosa c'entra? No, indipendentemente dalla simpatia o non simpatia per Silvio Berlusconi, sono una giornalista obiettiva. In 30 anni Berlusconi ha fatto del bene al Milan, lascia stare poi gli ultimi mesi, gli ultimi anni, però sulla bilancia sono più le cose positive che quelle negative, o no? O dobbiamo avere le fette di salame sugli occhi? Va bene, con i soldi, va bene. Cioè, io guardo le affermazioni che fa ultimamente, con tutti gli acquisti, Messes, Alex, chi è che ha preso? Ma tutti i giocatori lì, lasciamo perdere. Poi, allora, Fassone e Mirabelli, io sono contentissimo. Hanno sbagliato degli acquisti, per forza. Perché sennò, spero che io do ancora carta bianca, spero che si ricredano. Allora, che sì, mamma mia, cioè, mi si fa a prendere un giocatore così. Che sì, e anche B a me non piace, è normalissimo, è un po' più forte di Montolivo, che Montolivo proprio non posso vederlo, basta. Tutto. Rodriguez, gli altri mi piacciono, Rodriguez, Conti, André Silva, Borini, così mi piacciono, ma B è normalissimo, via. Va bene, grazie Maurizio. Lucas Leiva è molto più forte. Ciao, scusa. Presto, ciao. L'erba del vicino è sempre più verde, questo sì, è il senso del discorso del nostro amico, però criticando quello che ha fatto Berlusconi, insomma. Più che una critica, non riesco a capire dove si va. Esatto, non ho capito se era una critica del suo mettersi magari troppo in mostra per quanto riguarda alcune dichiarazioni, la critica sul fatto che lui spesso gli è stato magari un po' contestato che si voleva mettere al posto dell'allenatore suggerendo le formazioni a chi c'era in panchina. Non ho capito bene la critica confuso il nostro amico. Però diciamo che, come dicevi tu, giustamente criticare l'operato di Berlusconi
è obiettivamente impossibile, cioè ha preso una squadra che era in difficoltà, l'ha portata sul tetto d'Europa, sul tetto del mondo. È vero che lui dice aveva i soldi e bisogna saperli anche investire i soldi, certo. Bisogna capire come gestire tutte le varie cose, non è semplice, noi abbiamo visto sotto gli occhi, abbiamo speso oltre 220 milioni di euro e non abbiamo un risultato che al momento ci dia la quadra di quello che è stato Giulia, speso. Anche due anni fa il Milan aveva speso 90 veramente. Milioni di euro e sono stati bruciati, esatto. Quei soldi, perché i risultati non sono arrivati. Quindi sapere avere i soldi non vuol dire saperli usare, poi senza andare anche troppo magari a fomentare già quello che ci sarà nel derby di scontro, così anche l'Inter negli anni è andata a spendere delle cifre soprattutto assurde senza ottenere dei risultati concreti, quindi da questo punto di vista mi sembra che comunque l'operato di Berlusconi non possa essere criticato per quello che ha fatto, per il fatto che ogni tanto magari fin troppo da tifoso, fin troppo di petto e di cuore dica delle cose che magari non sono proprio corrette con chi è al suo posto in questo momento, magari ci sta, però lo conosciamo un po'. Dobbiamo correre in pubblicità, poi dopo parliamo di Bonucci. Il peggio sembra essere passato. Ieri nella partita con la Nazionale, la Gazzetta dello Sport gli ha dato un 6,5. Voglio capire, insomma, se siete d'accordo anche voi. Piccolo break, a tra poco. Albania Italia Bonucci, il peggio sembra essere passato. È passato il peggio per Bonucci o avete qualche perplessità vista anche la prestazione di ieri, che a me tutto sommato non ha entusiasmato? Io passo un attimo la parola a Vito, perché su Bonucci in nazionale, comunque avendo ritrovato i vecchi compagni di reparto, mi sembra un po' troppo facile dire che è il peggio passato, però do la parola a Vito perché è azzardato. No, numeri alla mano, poi è la 73esima partita di Bonucci in nazionale, direi un bel traguardo, no? Direi che il 6.5 dato dalla Gazzetta ci sta, anche se poi io ieri ho seguito la partita in radio e lì la pensavo diversamente. A fine partita addirittura Carlo Onesti a Bonucci ha dato un 5.5, quindi ci sono un po' delle versioni un po' discordanti, però direi che poi alla fine ieri Bonucci non è stato, anzi è stato protagonista di una buona prestazione, ha sbrogliato anche una situazione un po' difficile per l'Italia, direi intorno all'80esimo, quando poi gli attaccanti dell'Albania si erano avviati verso la porta di Buffon, lui è stato bravo, diciamo, a rinviare e appunto a capire che ci poteva essere un pericolo. Lo vedo un po' meno forte dal punto di vista mentale. L'anno scorso sicuramente, soprattutto in fase di impostazione, lui era molto bravo ad avviare con i suoi lanci delle azioni pericolose. Vedo che purtroppo quest'anno sbaglia un lancio su due, cosa che avviene molto spesso col Milan, però noi ne abbiamo parlato due giorni fa in un editoriale, basta boicottare Capitan Bonucci, era il titolo, perché poi ne abbiamo fin troppe di queste critiche che ormai arrivano ogni giorno e siamo tutti d'accordo sul fatto che poi quando sbaglia Bonucci, per carità, si critica Bonucci, ma notiamo che quando sbaglia la difesa poi si va a criticare sempre Bonucci, e quindi lo stesso Bonucci. Però perdonami Vito, viene criticato Bonucci anche per il suo ingaggio, no? Quanto guadagna? 7 milioni di euro? 7 milioni che è poi con ingenti bonus. Giocatori italiani, anzi è il giocatore italiano più pagato della Serie A. 7 milioni che devi rendere più 2 milioni di bonus, diciamo, esatto, in base a degli obiettivi che potrebbero essere raggiunti. Normale che venga criticato, prendesse come tutti gli altri. È normale, però secondo me paga. Secondo me paga un momento molto difficile da parte della squadra. Ecco, prima si parlava appunto si faceva un paragone ingeneroso tra Lucas Leiva e Biglia. Adesso vogliono far sembrare che Lucas Leiva è più forte di Biglia. No, però secondo me qualunque giocatore adesso messo in un contesto come la Lazio, come l'Atalanta, come la Juve, di conseguenza fa bene. Messo in un contesto come il Milan, purtroppo fa fatica. Mario, ho sbagliato a dare la fascia di capitano a Bonucci, come ha detto Silvio Berlusconi? È stata una scelta forte, però comunque il peso che può avere questo giocatore all'interno di uno spogliatoio nuovo in termini di esperienza di sicuro ha una rilevanza e mi sembra comunque una valutazione corretta della società, anche per essere l'alternativa, con tutto il rispetto. Berlusconi ha detto Montolivo. Io sono d'accordo con il mister, però, perché poi non dimentichiamoci che Montolivo ha avuto la fascia dopo un solo anno. Quindi, ed è stato criticato, non so se cambia poi tanto, perché comunque Bonucci è un giocatore che arriva dopo 6 campionati vinti da trascinatore, un giocatore che gioca sempre titolare in nazionale, e quindi non vedrei più non contesterei più questa scelta, anche perché poi non dimentichiamoci che l'Inter ha scelto Icardi capitano a soli 22 anni dopo quel famoso libro. Quindi mi faccio un altro nome allora, Bonaventura.
Quello sì, secondo me era l'unico che poteva davvero ambire alla fascia, perché poi lui nello spogliatoio ha un ruolo molto importante, un giocatore che ha sempre dimostrato un comportamento molto equilibrato e che comunque anche in campo ha fatto, si è fatto valere, quindi sì, se non Bonucci io l'avrei data non tanto a Donnarumma ma sicuramente a Bonaventura. D'accordo, sì, Giulia. Sì, Bonaventura sarebbe stata una scelta secondo me più corretta per quello che ha fatto vedere negli anni e nelle stagioni passate, per come si è sempre posto in campo, per proprio la forza di volontà che ha dimostrato. La scelta è stata diversa, è vero che comunque Bonucci, arrivando da 6 anni con la Juve, avendo fatto il capitano nella Juve, non era semplice comunque riuscire a gestire in maniera fluida questo passaggio, perché comunque le critiche sarebbero lo stesso arrivate, onestamente, perché non è difficile riuscire a vedere qualcuno che per tanti anni ha indossato una maglia con una nuova maglia e già con la fascia di capitano, quindi già la scelta avrebbe creato delle critiche. In questo momento, come sta giocando il Milan, le critiche ovviamente si sono triplicate, purtroppo, però è un giocatore che secondo me la fascia di capitano l'ha dimostrato, la può indossare tranquillamente. Un'altra telefonata, pronto, chi c'è in linea? Natalie, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno ai tuoi ospiti. Il suo nome? Buongiorno. E io sono Enzo, milanista. Enzo, benvenuto. Ciao Enzo. Ciao. Ascolta, volevo contestare l'affermazione del signore in giacca. Il mister Reggiani. Mister Reggiani. Mi è sfuggito il nome. E volevo fare due considerazioni. Prego. Montella e Berlusconi. Allora, Montella, se voi andate a vedere i risultati del girone di ritorno l'anno scorso, ha fatto 24 punti, ne ha fatti più il Crotone, ne ha fatti 25, senza mai dare un gioco al Milan, perché non si capisce bene che gioco voglia fare Montella. Quindi non vedo tutti questi meriti che gli dicono anche nei vostri studi, i vostri opinionisti, che vanno con... Ecco, perfetto. È caduta la linea. No, abbiamo recepito, però al di là adesso dei risultati di Montella, cioè l'anno scorso il Milan torna in Europa dopo tanti anni e il Milan vince la Supercoppa di Doha. Alla luce di questi due risultati, ovviamente il bilancio su Montella non può che essere positivo. Cioè io non lo contesterei in funzione dell'anno scorso, forse più per quello che sta facendo vedere quest'anno, però di certo non è facile inserire 10 giocatori nuovi e quindi io gli darei un altro mese fermo, restando che comunque un altro mese, però fermo, non tutta la stagione. No, gli darei un altro mese, però fermo restando che il derby diventa... Quindi secondo te non mangia il panettone Montella? No, gli darei un altro mese, però aspetterei nel valutarlo, non nell'esonerarlo, attenzione. Ah, perché che benefici no, può avere cambiare allenatore e però poi ritrovarsi punto a capo con lo stesso problema? Però non puoi, credo, il nuovo allenatore dovrà entrare in confidenza con i giocatori. Cioè, però non puoi avere un punto in meno rispetto all'anno scorso dopo aver speso 230 milioni, magari perdi il derby, punti in meno diventano 4, cioè lì diventerebbe un problema, perché poi la società è stata chiara, se il Milan non va in Champions League diventa un bel problema. Un grave problema. Però Giulia, anche il mister, è opportuno cambiare l'allenatore a ottobre o a novembre o a dicembre, come dice Vito Angelet. Beh, noi li abbiamo cambiati anche a marzo-aprile, quindi diciamo che quando si cambia l'allenatore è perché si vuole dare un segnale forte alla squadra che qualcosa non va. Cambiare ovviamente la squadra non è possibile, il primo a saltare tristemente è sempre l'allenatore. Però io chiedo anche al mister, riuscire a inserirsi in un contesto comunque nuovo, con tante persone nuove da gestire, non so quanto possa essere semplice, quindi quanto questo nuovo allenatore potrebbe fare bene. È complicato, soprattutto a stagione in corso, perché poi con un gruppo nuovo, come dicevi te, in corsa, dovendo inserire una mentalità nuova, sia di gestione gruppo che comunque tecnico-tattica, perché questo gruppo, per i valori che ha, deve essere anche impostato in maniera adeguata, di sicuro è una scelta difficile e delicata. E cambiarlo in corsa può essere controproducente. Il caso, cioè la storia insegna che spesso e volentieri i cambi poi non hanno portato a benefici, se non in rarissimi casi. Quindi io poi sono parte in causa, perché la vivo dalla parte opposta. Sarei per la continuità almeno fino a fine stagione. Okay. E poi dopo avete già individuato un possibile allenatore?
Allora, io Conte tutta la vita. Sì, cioè, a fine figlio Conte, Conte tutta la Conte viene? Perché dall'Inghilterra parlano anche di un Conte sulla panchina della nazionale. Un ritorno sulla panchina della nazionale. Allora, il Sun lo scrive. Diciamo che Conte era stato abbastanza chiaro che per il tipo di allenatore che lui ha fatto l'esperienza nazionale, ma non è quello che gli piace, perché lui piace lavorare giornalmente con i giocatori, così si sente un pochino in difficoltà, perché non riesce a creare quel rapporto che vorrebbe. Abbiamo visto comunque tutti che all'europeo c'è stata un'Italia che ha fatto vedere delle cose e è andata avanti nell'europeo che nessuno si sarebbe aspettato, e l'impronta di Conte, anche se in poco tempo, onestamente si è vista. Abbiamo visto un De Sciglio completamente rinato. No, Conte però, poi tra l'altro è un mio paesano, quindi lasciatemi un po' bilanciare. Ecco, no, lui entro tre anni torna in Italia, quindi o che sia Milan e Inter, lui vuole tornare in Italia. Si è fatto il nome di Mazzarri, di Paolo Sosa. Ah, Mazzarri. Mazzarri lo vedrei in nazionale io, più che al Milan. Beh, dai. Già massacrano Ventura, figuriamoci Mazzarri, che ha una nuvola sulla testa e dice no, è perché c'era nuvoloso. No, ma diciamo che Mazzarri era stato anche un po' accostato per la scelta del modulo, perché comunque lui ha sempre preferito il 3-5-2, era il modulo che in teoria stava iniziando a sdoganare Montella, quindi per un passaggio un po' più indolore si era pensato anche a lui. No, io non so se il mister però è d'accordo, però farei una distinzione tra allenatori e selezionatori. Sì. Per me Ventura non è un selezionatore, è un allenatore che ha bisogno di tempo per allenare la squadra e per dare un'impronta alla squadra. Lo stesso Sarri non ce lo vedrei in nazionale perché anche lui ha bisogno di tempo. Conte, secondo me, è sia allenatore sia selezionatore, perché uno bravo nel minor tempo possibile a dare un'impronta alla squadra. Ci vedrei bene anche a Celotti in nazionale. Mazzarri, secondo me, in questo momento è più un selezionatore che allenatore. Ecco. Non so come la pensi mister, perché è un diciamo è un paragone interessante, poi è una distinzione che in pochi fanno, però secondo me a questo punto è fondamentale. Condivido in pieno soprattutto la valutazione su Ventura, che soprattutto nel Torino ha fatto vedere che insegna calcio, e le squadre che ha allenato lui di club sono sempre squadre che hanno espresso un grande gioco. Selezionare e aver poco tempo per amalgamare una squadra risulta molto più complicato, quindi sono d'accordissimo con te sul fatto che comunque ci voglia un altro tipo di persona. Conte si è dimostrato fortissimo da questo punto di vista, perché dopo aver vinto coi club ha dimostrato con un nazionale senza particolari top player di arrivare comunque a giocarsi un quarto di finale con la Germania alla pari. Ci dobbiamo fermare per un piccolo break pubblicitario, a tra poco, sempre con l'emozione rossonera. Ed eccoci di nuovo. Eccoci nuovamente insieme, noi ci colleghiamo con Aldo Serena. Buongiorno Aldo. Buongiorno a tutti voi. Buongiorno. Allora, la settimana del derby, Aldo, un derby che ha un sapore particolare, tu li conosci molto, molto bene. Allora, si parlava prima del futuro di Vincenzo Montella, secondo te il derby di domenica sarà decisivo per l'allenatore rossonero? Beh, io penso che sotto il profilo mentale un derby possa dare una svolta alla stagione, perché vincendolo rafforzerebbe sicuramente la posizione di Montella, mentre perdendolo in un momento abbastanza difficile per Montella e un po' per tutto il Milan consacrerebbe forse una crisi, insomma, abbastanza forte. Ecco, ma secondo te è il caso di continuare con Vincenzo Montella, proseguire per tutta la stagione con lui, o cambiare, dare una svolta? Visti anche gli investimenti fatti dalla società, hanno speso più di 200 milioni, 230 milioni, quindi si aspettano qualcosa di importante per questa stagione. Beh, io penso che non sia semplice assemblare in velocità i tanti giocatori nuovi che il Milan ha acquistato. Montella ci sta provando, non credo sia un'opera facile. Penso anche che i giocatori in parte giovani abbiano delle difficoltà evidenti, no? E quindi io penso che un tempo vada dato a Montella, perché è un allenatore didattico che sa insegnare. Io penso che sia frettoloso dare dei giudizi o metterlo sulla graticola, anche se il Milan non sta facendo bene in questo momento e se dovesse anche perdere il derby, io non lo avvicinerei.
Vito? No, io innanzitutto ringrazio Aldo, ma ho chiuso un attimino gli occhi perché lo ricordo il suo timbro inconfondibile della cavalcata del Milan del 2003 della Champions. Ascoltavo sì. le sue telecroniche, quindi è sempre un piacere. No, io gli farei una domanda sugli attaccanti. Vorrei un parere su André Silva e su Cutrone, che sono due attaccanti giovani dal talento direi cristallino e importantissimo, che però molto probabilmente non troveranno spazio neanche nel derby. Beh, sono due attaccanti, due prime punte abbastanza diverse tra di loro, perché Silva devo dire che ha delle qualità tecniche, di fisico importanti, deve cominciare a giocare con la squadra, deve muoversi anche senza palla, deve aiutare nella fase non possesso, sono queste cose che credo Montella stia sottolineando negli allenamenti al portoghese. Cutrone invece è un attaccante già fatto, perché le sue caratteristiche sono ben definite, anche se è molto giovane, è un attaccante che vede la porta, sa attaccare la profondità, gioca da vero bomber, d'area di rigore, anche lui deve naturalmente crescere sotto il profilo della fase in non possesso, deve lavorare anche maggiormente con i compagni, però sono due giocatori molto diversi, con delle prospettive molto interessanti, ancora acerbi. Come ha visto ieri Bonucci? Meglio di altre volte, però ecco, non benissimo, non sempre perfetto, non è in una condizione da top, forse non era abituato neanche a critiche così severe, perché la Juventus non le ha avute, credo, e in un momento di transizione lui ha una personalità sviluppata e quindi ne uscirà sicuramente, anche se questo è un momento difficile. Altre domande dallo studio c'è Giulia. Buongiorno Aldo, la mia domanda è per quanto riguarda più che altro l'Inter, perché in effetti si presenta senza Brozovic, Icardi è impegnato con la nazionale ancora questa sera, quindi questa sosta qua potrebbe avere un peso significativo in più per l'Inter che per il Milan, che magari si è trovato ad avere più giocatori a disposizione per preparare la partita. Non è semplice per gli allenatori che devono preparare a fare una sfida così importante ricevendo i loro giocatori il giovedì o il mercoledì, per cui sì, l'Inter ha delle difficoltà, però ecco, Spalletti è un allenatore navigato, che ha tanta esperienza, in effetti proprio il cammino di Inter e Milan è stato un cammino all'opposto, l'Inter ha ottimizzato al massimo le sue prestazioni, che non sono sempre state di altissimo profilo, però è una squadra che sa quello che vuole, una squadra che subisce pochi gol, una squadra che ha un'anima che gli è stata data da Spalletti, e con le qualità dei suoi attaccanti spesso riesce a portare a casa il risultato. Il Milan invece no, il Milan è al contrario, una squadra che forse ha tentato di giocare meglio dell'Inter, però non ha portato a casa punti e quindi la classifica si fa un po' deficitaria. Penso che per Spalletti sia stato più difficile preparare questo derby, però ecco, dall'alto della sua esperienza sa come fare. Aldo, un'altra domanda, perché prima c'era Vito che parlava delle tue cronache per tutta la cavalcata del Milan nel 2003, io mi ricordo quel derby a San Siro 1-1, gol di Shevchenko che poi ci ha dato l'accesso alla finale. In questi giorni ci sono molti ex giocatori che stanno parlando di quello che ricordano come il loro derby preferito, volevo sapere qual è il tuo. Ma io ne ho avuti, cioè ne ho giocato tante volte, ecco, con Milan contro l'Inter ho giocato solo al Mundialito, perché in campionato ero in panchina, però ecco, il ricordo più vivo è il mio primo derby, quando avevo 21 anni, ero in panchina con l'Inter, Pasolini mi disse di scaldarmi, andai dentro per giocare 17-18 minuti, e fu il derby quello un po' famoso per il fallo di Tassotti sì. ad Oriali, e Oriali fece anche gol, vincemmo 1-0, io ebbi un'occasione finale, proprio tirai di sinistra, ma Piotti, che poi diventò mio compagno l'anno dopo, me la parò con un riflesso felino, e quel primo derby me lo ricordo ancora dentro di me, molto vivo. Perfetto.
perfetto, grazie a Dado Serena, buon lavoro, grazie per questo collegamento. Prima si parlava dei ricordi dei vari derby, ha parlato anche Ronaldinho, sì, che tra l'altro avremo in collegamento telefonico tra poco ad Apericalcio con Bruno Longhi, ci racconterà insomma. Dov'è Ronaldinho? Te lo chiedo, dov'è Ronaldinho? Dalle tue parti? Infatti, tutto si concentra insomma in Puglia. Derby Inter-Milan, non ci sarò perché devo rientrare in Brasile. Ovviamente seguo tutto del calcio italiano e sono informatissimo sul Milan. Da tifoso rossonero ci terrei tantissimo a vincere questo derby, non mi interessa chi segna, conta solo battere l'Inter. Poi parla del Milan finito in mano ai cinesi. Ai tempi della mia esperienza al Milan, chi avrebbe mai immaginato che Berlusconi e Moratti avrebbero abbandonato i loro amori? No, non era assolutamente prevedibile, ma ci sta, è l'evoluzione di un calcio che è sempre più business. Manca Silvio Berlusconi tantissimo, considerava il club e la squadra come la sua famiglia, sapeva trasmettere la sua passione, la sua competenza, la sua forza. Rimarrò sempre legato a una figura straordinaria come Silvio Berlusconi. E poi su Ancelotti, gli chiedono: Ancelotti potrebbe essere la soluzione giusta per il futuro del Milan? Con Guardiola, Carlo è uno dei più grandi tecnici al mondo. È chiaro che se il club rossonero dovesse decidere per il cambio in panchina, in prospettiva il ritorno di Ancelotti sarebbe un colpaccio. Conosce l'ambiente e si fa amare da tutti, soprattutto dai suoi calciatori. E poi ha qualche dubbio che il Milan possa qualificarsi per la Champions League? È dura, ha detto difficile, però l'anno prossimo il Milan avrà una grande squadra, non so. Allora, speriamo che... quale motivo. Magari però... sa qualcosa che noi non sappiamo, però onestamente io Ancelotti, per quanto sia un allenatore che a questo club ha dato tantissimo, ma anche come giocatore, perché mi ricordo ancora il suo addio al calcio, che probabilmente è stata una delle prime volte in cui sono entrata in uno stadio che avevo proprio il cuore pesante, ero proprio triste. È stata veramente una delle primissime volte in cui non ero felice di andare allo stadio, cioè volevo salutare un giocatore che aveva dato tantissimo a una squadra, però era la prima volta che non andavo proprio con la gioia di entrare a San Siro. Però secondo me, per come è andato via Ancelotti, vederlo tornare sulla panchina del Milan secondo me non avrebbe quell'impatto che magari molti si aspettano, sarebbe una scelta di cuore. Però lui era andato via perché era comunque in cerca di nuovi stimoli, di nuovi obiettivi. Qua avrebbe molto lavoro da fare, perché chiaramente gli obiettivi sono cambiati rispetto a quando aveva la squadra in mano lui. Non so però se sarebbe la persona giusta, onestamente. Poi i ritorni non hanno mai fatto bene, soprattutto al Milan, ricordiamoci ovviamente dei vari Sacchi, dei vari Gullit, dei vari Shevchenko, dei vari Kakà. Quindi non so poi anche quanto Ancelotti è a questo punto della sua carriera abbia la voglia di rimettersi in discussione con un progetto che poi ancora non sappiamo l'anno prossimo quello che sarà, non sappiamo il mercato dell'anno prossimo come sarà, e sicuramente non sappiamo neanche il Milan dove sarà a livello europeo. No, io volevo cambiare un attimino discorso e parlare un po' dell'Inter, perché azzarderei nel dire, non so se il mister è d'accordo dato che poco fa ci ha svelato la sua fede, nel dire che l'assenza di Brozovic sarà un bel problema, perché in quel ruolo Gio Mario ha dimostrato di avere molte ma molte difficoltà, soprattutto quando è stato chiamato in causa. Sono d'accordo, e infatti da interista ammetto che l'assenza di Brozovic non mi piace. João Mario è stato alterno già dall'anno scorso, con buone prove ad altri chiari di luna, e di conseguenza giocare senza Brozovic ci dà qualcosa in meno che spero venga supplito adeguatamente. E forse potrebbe giocare Eder in quella posizione, che poi ieri neanche lui non è che abbia disputato una grandissima partita. Non ha brillato ieri. Se però giocasse Eder sarebbe comunque un'alternativa differente. Ieri non ha brillato, però è un giocatore dinamico, imprevedibile, e forse potrebbe davvero essere una chiave di volta. Ci dobbiamo fermare per un piccolo spazio pubblicitario. A tra poco, rimanete sempre con noi, e poi rientro le vostre telefonate. Leggiamo un tweet, quello di Romeo, eccolo qua. Non mi sembrano troppe le scusanti a Montella? Conte avrebbe dato un'impronta, avrebbe saputo dare un gioco fin da subito. No, Giulia, su quello sono, su,
quello sono d'accordo. Conte, come vi ho detto prima, è più un allenatore che nel minor tempo possibile riesce a dare un'impronta alla squadra più che un gioco. A livello di motivazioni non credo che si possa trovare un altro allenatore bravo quanto Antonio Conte. C'è da dire ovviamente che lui quest'anno ha avuto dei problemi col Chelsea e forse c'è stato un momento in cui poteva partire. Poi ci sono state varie scelte legate al mercato che lui non condivideva, in primis ovviamente la gestione di Matic, poi gli hanno preso Morata e lì un attimino le acque sono calmate, però poi alla fine non è che Antonio Conte abbia un grandissimo rapporto tuttora con la dirigenza del Chelsea. Nel minor tempo possibile, però sì, quella di Antonio Conte ovviamente sarebbe stata la scelta migliore. Sì, diciamo che bisogna capire anche se la campagna acquisti con Conte in panchina sarebbe stata la stessa. Infatti. Io non sono molto convinta di questa cosa, perché comunque Conte, soprattutto quando è... E ce lo ricordiamo, esatto. All'epoca della, ai tempi lui, della lui Juventus. Lui al Chelsea, cioè praticamente non gli hanno comprato nessuno. Esatto, ma la Juventus al Chelsea non puoi fare la voce grossa. Beh sì, però ci sono in Premier la concorrenza è molto molto più forte. C'è il Manchester City, c'è il Manchester United, che sono squadre che spendono dai 100 ai 200 milioni all'anno. Il Chelsea l'anno scorso praticamente ha speso poco, quest'anno vai a prendere Morata, sì, che comunque doveva sostituire Diego Costa, però vai a prendere anche Bakayoko, che comunque per carità è un buon giocatore, però era lì per sostituire Matic, vai a prendere Zappa Costa, anche lui buon giocatore in nazionale, però ecco, Conte penso che si aspettava un mercato un po' diverso. Ma infatti mi sembra che una grande parte dell'attrito tra Conte e la società sia proprio stato il mercato, perché comunque sappiamo tutti che Conte è un allenatore che non riesce a non dire la sua sui giocatori che vuole in campo e che vuole allenare, ma mi sembra anche da un punto di vista corretto. Poi è ovvio che a seconda della società in cui ti trovi devi anche fare buon viso a cattivo gioco e vedere chi ti arriva e quanto tu puoi influire sulle scelte societarie. È chiaro che io secondo me onestamente però non so se Conte avesse accettato di venire al Milan le possibilità che il mercato sarebbe stato uguale, probabilmente no, perché nella possibile clausola, secondo me, qualche voce in più e una voce più grossa l'avrebbe voluta avere sul mercato del Milan. Era stato accostato alla panchina del Milan tempo fa anche Maurizio Sarri. Sarri che ha detto: io con il Milan di Berlusconi, insomma, col Milan di Berlusconi sarei durato davvero poco. Poi è stata vincente la scelta di Sarri di sposare il progetto Milan, un progetto Napoli con De Laurentiis. Parla del Milan, squadra non valutabile, può crescere velocemente, ma serve pazienza. Il problema è che i cinesi, Elliot, Yonggong Lee, non hanno pazienza. Loro vogliono vedere subito i risultati. Sì, quello è vero, però è anche vero che i risultati di solito vogliono essere visti a seconda dell'investimento. Se l'investimento è di un certo tipo, posso capire che loro vogliono già da subito un riscontro, magari non punteggio pieno come il Napoli, però magari non perdere alcune partite che onestamente erano più che alla portata del Milan, e quindi magari c'è un po' di malcontento per quello. No, un investimento da 1 miliardo, poi ricordiamo, tra società, debito e mercato, quindi è chiaro che i risultati devono arrivare subito. È stata fatta una campagna acquisti molto importante, ma 230 milioni in Serie A finora non li aveva spesi mai nessuno, quindi almeno fare di più rispetto all'anno scorso credo che sia il minimo obiettivo del Milan di quest'anno, e tornare in Champions League diventa ovviamente un fattore molto ma molto importante, perché poi se il Milan non dovesse centrare la Champions l'anno prossimo, verranno a mancare degli importanti sponsor, delle importanti entrate a livello di stadio, a livello di abbonamenti, ma non solo, e quindi poi il Milan in quel caso dovrà rivedere anche un po' i piani. Milan si trova al sesto posto pari merito col Toro con 12 punti, e però queste sono le prossime partite del Milan. Abbiamo inserito sia le partite di campionato che quelle di Europa League. C'è il derby di domenica, c'è il Milan AEK Atene in Europa League, poi c'è il Genoa, Chievo-Milan, Milan-Juventus, ancora l'Europa League, Sassuolo e poi Napoli-Milan. Quanti punti riesce a raccimolare il Milan in campionato? No, bisognerà sfruttare sicuramente il fattore San Siro, perché il Milan a ottobre giocherà 4 partite su 5 a San Siro contando il derby. Sarà molto importante ovviamente, al di là del derby, fare risultato contro le medie squadre tipo Genoa e Chievo e presentarsi al big match contro la Juve il 28 ottobre almeno con 7 punti. È il minimo che si chiede a questa società per continuare appunto a sperare nel quarto posto. Mister, quanti punti?
7 minima ratio, e secondo me la partita con la Juve sarà un buon crocevia, però sono ottimista nei confronti del Milan. E invece per il derby, visto che abbiamo scoperto insomma la tua passione, la tua fede. Ma allora il mio cuore chiaramente dice nell'azzurro, però se devo essere obiettivo, la nostra Inter è vero, sta dimostrando solidità, non esprime un granché di gioco in questo momento. Però siete secondi in classifica, pari merito con la Juventus. L'importante è portare a casa i punti, eh? Quello di sicuro, però non vorrei che questo lassismo da un punto di vista di gioco fosse solo un abbaglio di adesso e poi ci porti a fare un po' come scemare. Era accaduto tempo fa con Mancini, fino a Natale in testa alla classifica e poi il disastro. Quello me lo ricordo bene. La differenza è che, parlo onestamente, Spalletti mi dà più fiducia da questo punto di vista, ha sempre dimostrato di far bene anche a Roma, quindi di sicuro avrà un polso maggiore, però mi aspetto qualcosa in più. È lui il vero top player dell'Inter? Quest'anno sì. Sì, eh? Quest'anno sì, perché per quanto la campagna acquisti misurata mi piaccia molto, però Spalletti è quello che ci dà il quid pluris. Noi abbiamo fatto anche il nostro 11 contro 11 nel derby, visto che abbiamo l'occasione di parlare con un mister che allena delle rossonere, però insomma il tuo cuore va dall'altra parte, è interessante vedere chi la spunta. Allora, con gli altri ospiti ha vinto l'Inter 6-5, vediamo qui se c'è giudizio diverso tra Handanovic e Donnarumma. Beh, con tutto il rispetto per Handanovic, io dico Donnarumma. Sono d'accordo, quindi punto direi assegnato al Milan. E si calcola il momento attuale? Eh? Sì, sì. Ok, quindi Milan, Donnarumma. D'Ambrosio e Musacchio? Beh, sono due giocatori di due diversi ruoli, sì. Quindi direi forse più D'Ambrosio per quello che D'Ambrosio, sì. D'Ambrosio. Ok, Miranda, Bonucci. Vabbè. Io verterei ovviamente su Bonucci tutta la vita. Idem, Bonucci, mister Bonucci. Skriniar e Romagnoli. In questo momento più l'interista. Skriniar. Credo che sia uno dei migliori. D'accordo con voi. Nagatomo, Abate. Beh, qui direi un pareggio. 0-0. Palla al centro. Scegliere. Scegliamo il Abate. Io dico Abate. Abate perché siete rossoneri. Mister. Con chi ho Abate. Abate, ok. Poi Gagliardini, che sì. Allora, che sì, anche se le ultime partite, diciamo che sì, anche Gagliardini, che sì sulla fiducia, ma anche soprattutto in nazionale, esatto. Gagliardini non è che abbia, però. Esatto, dai, che sì. Che sì. D'accordo tutti? No, mister mica tanto. No, dimmi. Io avrei detto Gagliardini, però lo vedo rispetto a che sia un pelo più completo nella gestione. Purtroppo siamo in maggioranza, dico okay. Che sì, quindi. Borja Valero, Biglia. Beh, prima ho detto che Biglia è il miglior regista in Italia, quindi dico Biglia. Mister Giulia? Condivido in pieno. Sapete che invece per... Allora, Biglia onestamente da un punto di vista più forte, però la testa che sta dimostrando Borja Valero mi fa dire Borja Valero. Ah, però sei in minoranza. Lo so. Io se devo mettere il mio sassolino lo metto per Biglia. Candreva, Riccardo Rodriguez. Candreva. Visto anche il gol di ieri. Sì. Candreva, siamo... Che speriamo non l'abbia esaltato troppo in vista del derby. Gianmario Suso. Suso. Ok. Perisic, Buonaventura, credo che non ci siano... Che ci sia un vuoto complessivo, ma credo che siano 4 i vuoti per Perisic, perché è un giocatore che non si può discutere assolutamente, quindi dico Perisic. Ragazzi, sì. Perisic. Sì. Icardi, Kalinic. Icardi. Vince il Milan. 1-2-3-4-5-6-5, il contrario di quello che hanno detto gli altri ospiti. Diciamo che questa volta c'è stata un po' la spallata da parte nostra per il Milan, però diciamo che per quello che si è visto adesso in campo ci può stare. E allora azzardiamo un risultato. Giulia. Allora, io c'ho paura per i risultati, perché va a finire sempre che non lo imbrocco mai, quindi mi sembra anche di portare un po' rogna. Non ti chiedo il risultato esatto, però pareggio, vittoria, sconfitta per il Milan. Io punterei su un pareggio. Pareggio? Sì. Mister? Io dico 1-1. 1-1? Ah, proprio secco. Io dico vittoria Milan e svolta.
svolta. Chiaro. Svolta. Ah, ok, quindi dalla vittoria col derby. Poi partiranno tre vittorie consecutive e arriveremo. Fino alla Juventus. Arriveremo, sì, alla partita e con la Juve. E con la Juve che succede? E con la Juve si vedrà. Però comunque avremo 9 punti in più, il che sarà, credo, un buon fattore in vista dell'importanza. Prendiamo, credo, l'ultima telefonata perché siamo quasi in chiusura. Pronto, chi c'è in linea? Sono Maurizio, ciao Maurizio. Veloce perché siamo in chiusura, eh? Ma sono velocissimo. Allora, speriamo che non giochi a base, ecco. E giochiamo con 2 punti. Mm-hmm. Speriamo che giochi a base e giochiamo con 2 punti perché è la nostra migliore, perché non se ne può più di a base, non sta crossando. E metti che sì sulla destra. Il centrocampo fa che sì, Suso, Villa, Donnarumma e Rodriguez. Le punte, Kalinic, De Silva, si deve giocare con 2 punte. In Milan deve giocare con 2 punte, se no ragazzi, ma chi le fai go? Abate? Abate non ce ne può più. Signorina, abbi fiducia nel Milan. Ci sarà, se si gioca con 2 punte, l'arrivo è sempre al Vigorelli, sempre alla fine. Sì, c'è dei momenti di crisi, c'è dei momenti di mezzo e mezzo, ci sono momenti di soddisfazione. Abbiate fiducia. Il Milan deve giocare con 2 punte. Levi Abate e metti che sì sulla destra. Suso, Bonaventura giocano insieme, Biglia nel mezzo, Rodriguez sulla sinistra e Calice a destra. Va bene, grazie Maurizio. Ciao ragazzi. Ciao, a presto. Ciao. Noi siamo arrivati in chiusura di Spazio Milan. Io ringrazio Giulia Cannarella, grazie anche grazie al mister Mario Reggiani. Grazie. E grazie a Vito Angelè. Noi ci vediamo tra pochissimo su Top Calcio 24 con Apericalcio, Bruno e Dodo Longhi, c'è il Wikidodo, c'è la possibilità anche di intervenire in diretta. Questa è la novità di Apericalcio, insomma, puntata da non perdere, perché ci collegheremo anche con Ronaldinho. A tra poco su Top Calcio 24. Ciao a tutti.